Buongiorno a tutti, ecco una nuova lezione di matematica relativa allo studio della derivata prima di una funzione e dell'intersezione con gli assi della funzione stessa. Allora, la funzione, quindi chiamo studio di funzione. Allora, la funzione è y uguale x alla terza meno 3x alla seconda più 2. Prima cosa andiamo a vedere l'intersezione con gli assi. Allora, l'intersezione con gli assi essenzialmente sono due. Se y è uguale a 0, 0 è uguale x alla terza meno 3x alla seconda più 2. Vi faccio un piano cartesiano, facciamo il grafico del piano cartesiano e vediamo che significa. Se y è uguale a 0, quindi questo è il valore della y, qui vale 1, qui vale 2, quindi 2, 1, qui vale 0. Ok? Quindi io sto andando a vedere quando la mia funzione tocca l'asse della ascissa. Cioè, se y uguale a 0, essenzialmente è l'asse della ascissa. Y uguale a 0 è l'asse delle x. Quindi sto andando a vedere le eventuali intersezioni con l'asse delle x. Allora, questa è un'equazione di terzo grado. Vediamo di risolverla mediante regola di Ruffini. Allora, proviamo p di 1 e andiamo a vedere se trovo uno 0, cioè una soluzione dell'equazione. Allora, 1 alla terza meno 3 per 1 alla seconda più 2, che fa 1 meno 3 più 2 uguale 0. Regola di Ruffini, riscrivo i coefficienti, quindi io ho 1x alla terza meno 3x alla seconda più 0x più 2. Abbiamo trovato che 1 è una soluzione, l'1 si riscrive 1 per 1, 1 meno 3 più 1 meno 2. Meno 2 per 1 meno 2, 0 meno 2 meno 2, meno 2 per 1 meno 2, meno 2 più 2, 0. Quindi questa si può riscrivere x meno 1, questo segno va sempre cambiato, che moltiplica x, 1x, meno 2, 1x alla seconda meno 2x meno 2. Quindi x alla seconda meno 2x meno 2 uguale a 0. Allora, già sappiamo che se questo è il fattore 1 e questo è il fattore 2, l'equazione si annulla per x uguale a 1, che è proprio la soluzione che avevamo trovato. Perché se x uguale a 1, 1 meno 1 è 0, 0 che moltiplica un altro qualsiasi numero è sempre 0. Adesso dobbiamo vedere quando si annulla il fattore 2, cioè quant'è che x alla seconda meno 2x meno 2 è uguale a 0? È un'equazione di secondo grado, quindi dobbiamo risolvere x1, 2, linea di frazione, meno b più o meno radice di delta fratto 2a. Radice di delta è b quadro meno 4ac, b è meno 2. Allora, facciamo subito. Quindi meno 2, scriviamoci qua delta, b quadro meno 4ac, che è uguale a meno 2 al quadrato, meno 4, che moltiplica 1 meno 2, quindi meno 2 al quadrato è 4. Questo meno per meno diventa più 4 per 1 per 2 è 8, quindi 4 più 8 è 12. Ok, questa diciamo che queste si possono risolvere anche con la calcolatrice. E con una calcolatrice scientifica che vedo se trovo in questo istante. Attendete un attimo che vado a recuperare una delle tante calcolatrici scientifiche che risolve le equazioni di secondo grado. Ok, perché tanto adesso l'importanza non è risolvere le equazioni di secondo grado, penso che quello lo sapete fare. I coefficienti sono 1, meno 2 e meno 2. Quindi la soluzione è 1 più radice di 3 e 1 meno radice di 3. Quindi
x1 1 meno radice di 3, x2 1 più radice di 3. Facciamolo anche per quelli che hanno difficoltà con le equazioni di secondo grado. Abbiamo trovato che delta è 12 meno b, quindi b è meno 2, meno 2 è più 2, più o meno radice di 12, tutto fratto 2 per a che è 1, quindi tutto fratto 2. Allora, radice di 12 si può scrivere come 4 per 3, 4 e 2 alla seconda. Vi aiuto, radice di 12 è 4 per 3, che si può scrivere 4 e 2 alla seconda per 3, 2 alla seconda lo porto fuori, diventa 2 radice di 3, quindi 2 più o meno 2 radice di 3 fratto 2. Quindi 2 meno 2 radice di 3 fratto 2 è x1, 2, 2 e 2 si semplifica, rimane 1 meno radice di 3. x2 è 2 più 2 radice di 3 fratto 2, 2, 2, 2 si semplifica e diventa 1 più radice di 3. Quindi le tre soluzioni, un'equazione di terzo grado, sono x1 uguale 1, x2 uguale 1 meno radice di 3, x3 uguale 1 più radice di 3. Questo per y uguale a 0. Quindi la funzione interseca l'asse x in tre punti, quando x uguale 1, quando x uguale 1 meno radice di 3, quando x uguale 1 più radice di 3. Diciamo che sarebbe più corretto scrivere questo come x2 e questo come x1, perché è meglio metterli in ordine crescente. Comunque poi cerco tramite file Excel di dimostrarvi l'intersezione con gli assi. Dopodiché, l'altra intersezione con gli assi è l'intersezione con l'asse y, ossia quando x uguale a 0. Quindi pongo x uguale a 0, y come diventa? Si semplifica tutto. 0 alla terza è 0, meno 3 per 0 alla seconda è 0, rimane 2. Quindi l'altra intersezione con gli assi è questa. Se x uguale a 0, y uguale 2. Quindi le due intersezioni, le quattro intersezioni con gli assi, i quattro punti, scriviamoli. Allora, il punto 1 meno radice di 3, 0, punto 1, punto 2, 1, 0, punto 3, 1 più radice di 3, 0, punto 4, 0, 2. Questi tre punti abbiamo detto che sono l'intersezione con l'asse delle x quando y uguale a 0. Questo è l'intersezione con l'asse delle y quando x uguale a 0. Bene, studio della derivata prima. Riscriviamo la funzione. Da qualche parte ce l'ho. Vediamo se la ritrovo subito. Y uguale x alla terza meno 3x alla seconda più 2. Allora, la derivata prima è nx alla n meno 1, quindi 3x alla 3 meno 1 che è 2, meno 3 per 2x alla prima, perché 2 meno 1 è la prima. E la derivata di una costante è 0, quindi diventa 3x alla seconda meno 6x. Allora, ovviamente vediamo, studiamone il segno, quindi poniamo maggiore o uguale di 0. Conviene mettere in evidenza la x, quindi x moltiplica 3x meno 6 maggiore o uguale di 0. Questo è il fattore 1, questo è il fattore 2, fattore 1, fattore 2. Scusate, vado, quando si fanno le cose di fretta e c'è un lag, accade questo. Quindi sicuramente una soluzione è x maggiore o uguale di 0. L'altra soluzione è 3x meno 6 maggiore o uguale di 0, da cui segue che x è maggiore o uguale di 6 terzi che 2. Quindi andiamo a fare lo studio dei segni. Eccolo qui. Ci abbiamo da una parte 0, da una parte 2, x maggiore o uguale di 0, quindi è positiva qui e 0 è compreso, qua è negativa. Maggiore o uguale di 2 meno meno qui è positiva, ok? Quindi abbiamo più meno più estremi compresi. Noi vogliamo le soluzioni positive. È positivo quando x è minore o uguale di 0, quindi è positiva qui, cresce, decresce, cresce. Questo è lo studio della derivata prima, che ci permette di capire quando la funzione cresce, è crescente o decrescente.
Asintoti verticali non ce ne sono perché è una funzione polinomiale, quindi non serve nemmeno studiarli. Non ci sono condizioni di esistenza, quindi, cioè non ci sono, quindi essendo una funzione polinomiale, non ci sono condizioni di esistenza, non ci sono gli asintoti verticali. Se provate a fare gli asintoti orizzontali, vedrete che il limite di x che tende a infinito sarà sempre comunque più o meno infinito. Quindi non ci sono nemmeno asintoti orizzontali, ve li lascio vedere a voi. Vediamo un attimino. No, credo che non posso andare oltre, aggiungo un altro video sullo studio della funzione.